Prego. Signor Presidente, intendevo dire che mi è parso tutt'altro che una relazione sullo stato della giustizia. Il signor Ministro con questo discorso non ha fatto onore al Parlamento e tantomeno al suo ruolo. Nelle sue parole non c'è riscontro né di disciplina né di onore in questa sua trance di pessima demagogia. Ma non avevo dubbi. L'avevo già notato in altri suoi interventi parlamentari nella passata legislatura e l'abbiamo visto nei giorni scorsi pavoneggiarsi a Ciampino e sulla rete. Lei non è un buon esempio istituzionale e le manifesto con schiettezza la mia piena riprovazione e la mia totale sfiducia. Deputato Tondo ha chiesto di interferire, ne ha facoltà. Facciamo intervenire il deputato Tondo. Prego, deputato. Facciamo parlare il deputato Tondo. Deputato, prego. Grazie. Grazie Presidente, aspetta un attimo che si calmi la platea. Io ho ascoltato. C'è il deputato che ha diritto a parlare. Deputato Tondo. Deputato Tondo. Come faccio a parlare, Presidente? Inizi. Inizio. Allora, Presidente, io la ringrazio per avermi dato la parola, anche se non è facile parlare in questo contesto. Dobbiamo dare la possibilità al collega di fare il suo intervento. Borghi, deputato Borghi. Deputato Borghi. Deputato Tondo, prego. Deputato Tondo, prego. Sospendo la seduta per 5 minuti. Deputato Tondo, prego, 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 prego. Grazie Presidente. Io innanzitutto voglio precisare che non ho applaudito l'apportato a Tabacci perché non pensavo che dalla televisione pensassero che applaudisse me stesso. E quindi mi associo a Tabacci all'applauso per questo bellissimo intervento che hai fatto.